Onorevole Malavasi, quello delle liste d'attesa nella sanità è stato uno dei temi qualificanti dell'estate militante del Partito Democratico. Ora, a distanza di mesi, stanno venendo fuori quelle che sono le bugie del governo, visto che mancano i decreti attuativi ed effetti di fatto non ci sono stati. Ma diciamo che le bugie hanno le gambe corte, non ci stupisce che sia l'ennesimo decreto annunciato in modo propagandistico, senza conseguenzialità e concretezza. Un decreto che non prevede risorse aggiuntive, che scarica sulle regioni, le decisioni per accorciare ed eliminare le liste di attesa senza risorse e soprattutto oggi, dopo 4 mesi, non ci sono i decreti attuativi. Continuiamo a leggere nelle carte del governo tantissimi blef a dimostrazione della totale incapacità del governo di agire per il bene dei cittadini. Senza un intervento sulle liste di attesa, che rischi vedete? Ma oggi la sanità ha sicuramente alcune situazioni di criticità, l'abbiamo messa al centro delle nostre azioni politiche per chiedere maggiori risorse che ci mettono nelle condizioni di essere in linea con gli investimenti europei, arrivando al 7,5% del PIL. Togliere il tetto di spesa, diciamo, sul personale che vincola la capacità programmatoria delle regioni per fare nuove assunzioni e migliorare le liste di attesa, che però senza nuove figure professionali e senza risorse non si possono comunque accorciare. Quindi questa rimane una priorità perché stiamo ledendo il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine.